fu, come dire, una lezione sul buon uso di una rivista marxista a quel tempo. Naturalmente mi allontanai indignato perché non volevo sapere, era ottima per i film, dicevano a quel tempo quelli del io vengo da Taranto, io vengo da Taranto, città operaia, città oggi nota nell'Ilva, ma allora si chiamava Italsidere, prima ancora si era chiamato siderurgico. È una storia strana, curiosa. Quando si decise di impiantare l'Italsider a Taranto nel 1959-60, le ragioni di contrarietà che alcuni portavano non erano legate a questioni ambientali. Taranto è sempre stata, che se ne dica a proposito di una sedicente vocazione turistica, una città operaia, la città dell'arsenale. Taranto è una città morta, rinasce nel 1880 con l'arsenale, quindi con la marina militare, diventa porto militare, è una città che ha sempre avuto e coltivato una vocazione industriale e industrialista. C'è la lotta continua per fare il lavoro nei quartieri, ai margini dell'illegalità, e in qualche costola sarebbe poi passata in uno dei rari e piccolissimi gruppuscoli terroristi, insomma, la prima linea pugliese nacque intorno alla lotta continua nelle fabbriche, e a un paio di borghesi, di quelli sedotti dalla lotta armata. E poi c'erano quelli con la giacca di velluto, che io ho indossato in onore, insomma, come omaggio, memoria e tributo a quelli del prodotto, perché erano esattamente quelli del prodotto. Erano quelli con la giacca di velluto, professori con la copia del manifesto in tasca, colti, studiavano, avevano, molti erano fuori e tornavano poi per le vacanze. D'inverno, assolutamente, d'inverno in Loden, ma giù faceva spesso caldo, per cui l'inverno ce n'era poco. Gli stessi che poi avremmo rivisto a Roma nei quartieri, diciamo, nelle zone universitarie. Io a Roma avrei poi lavorato in una radio che si chiama Radio Blu, che era una radio del PC, l'aveva inventata Walter Veltroni, rischiamo di trovarci il Presidente della Repubblica. Come dicono quelli di Caterpillar, applauso demagogico, perché non si sa mai. E però, diciamo, quel fermento per un borghese, come io poi sono stato sempre sostanzialmente, è un fermento positivo. Cioè, sostanzialmente, no? Quando uscivi la sera e frequentavi quelli della FIGC erano noiosi. Cioè, indubbiamente, magari dicevano anche delle cose così, ma erano terribilmente noiosi. Quelli dei gruppi erano molto più divertenti. Erano molto più divertenti perché poi nei gruppi circolava una quota di quello spirito del 68, che è vero, come scrive la Castellina nella prefazione, non era soltanto sesso, droga e rock and roll, però era anche quello, e senza quello non avrebbe forse lasciato quei semi che forse più hanno fruttato nel corso del tempo. Questo è un libro onesto perché racconta una storia che è vista senza nascondersi anche i suoi lati più discutibili, quello della frantumazione della sinistra. Io lo ripeto, figlio di un vecchio socialista, il monito di mio padre era: i socialisti sono la rovina d'Italia, se ne metti tre in una stanza finiscono a fare ammazzate tutti e tre, perché fanno tre partiti diversi, si lasciano, si dividono, eccetera. Ed è esattamente questo che succedeva. È una stagione che io all'esterno vivevo quando avevo 20-21 anni e vedevo, insomma tra i ragazzi si cambiava idea molto spesso. No, la fedeltà al gruppo, la fedeltà al movimento in genere era inclinata da quello che ti dava di più e ti portava verso le posizioni più estreme. A un certo punto la lotta dura diventò una seduzione che contagiava le persone che ti stavano più vicine. Da lì il passaggio alla lotta armata per molti fu abbastanza agevole, fu quasi indolore, fu semplice. Ci voleva anche una certa forma, una certa forza per resistere a quella tentazione. Ci sono stati momenti nel 77-78 in cui io frequentavo l'Università di Roma, la spallata rivoluzionaria era data per scontata. Tutti lo sanno, cioè tutti erano convinti che da un momento all'altro sarebbero stati i soviet in Italia. Poi erano sarebbero stati dei soviet all'italiana, fatti insomma in allegria, con sesso, canne, pizza, margherita, però, come dire, c'era una dialettica anche reale con quelli del Partito Armato, si conoscevano, venivano indicati, venivano conosciuti, cioè quello è sparito perché quello sta da quella parte, quello lavora alla TVT,
mattina e ha fatto queste cose, eccetera. Sono cose che abbiamo visto, che abbiamo vissuto e delle quali si è quasi totalmente persa traccia e memoria. Qualche paio di sere fa, a cena con un amico, c'è che fare la prossima settimana, devo presentare questo libro di Valerio Canzolari e Sergio Latini sulla storia del prodotto. Tu? Sì, io. Non ho chiesto, ho detto, viene a dire due parole per questo libro, sono ben contento di farlo, avevo letto il libro, ne avevamo anche discusso mentre era in redazione, in composizione con Valerio. C'era un ragazzo, figlio di questi amici, ha detto, di che parla questo libro? E noi, parla del prodotto. Così fa il partito della Proletaria. Nasce dalla fusione con il giornale Manifesto. Manifesto ce l'hai presente. Bene. E stiamo parlando del 79, 78, 79. Insomma, piano piano si è sviluppata una discussione in cui, guardate che questo ragazzo veniva a spiegare anche che c'erano 4 deputati eletti, e poi 7, 11, quelli che furono, perché c'era il sistema proporzionale, per cui lui andava a votare alle elezioni, poteva scegliersi il suo partito e indicare anche la preferenza, che c'era un'entità chiamata Prima Repubblica, che c'era stato un terrorismo, insomma quelle cose che sono sintetizzate nella prefazione a proposito dell'ignoranza, della mancanza di memoria storica. Tutte queste cose c'erano e sono state tutte dette. Scusate, perché io mentre parlavo con Maso prendevo appunti. Mi ha colpito molto l'accenno ai sindacati. Ecco, una cosa che è assolutamente terribile da cercare di spiegare a un ragazzo oggi, ma anche a una persona di 40 anni che è un po' intossicata dalla propaganda, è che il sindacato non è o non dovrebbe essere quella cosa per cui prendono i permessi, non lavorano, bloccano la produzione, danno fastidio alla gente, ma come dire, quel sottile, ormai sottile schermo e baluardo tra, come lo possiamo denominare, una moderna forma di schiavismo karaoke e un corretto assetto delle relazioni sui posti di lavoro. È difficilissimo da spiegare. Ve lo dico da magistrato, perché i miei colleghi magistrati del lavoro sono assolutamente disperati rispetto alle potenziali conseguenze del Jobs Act, tanto per dirne una. C'è una fattispecie, quella che riguarda l'addebito di un fatto, no? Fatto materiale. Cioè, il fatto materiale tu lo puoi anche contestare, puoi anche dire che è falso, ma ti becchi il licenziamento, punto e amen. Viene chiesta una prova diabolica al lavoratore. E quella roba lì, e anche quella è una cosa che è assolutamente difficile da spiegare. Si potrebbe fare una fiction su questa storia? Beh, allora, se non è soltanto una storia politica, perché è difficilissimo maneggiare le storie politiche, è difficilissimo maneggiare i verbali, è difficilissimo maneggiare i documenti, le risoluzioni strategiche, eccetera, senza introdurci degli elementi umani, ma è anche una storia, come in questo libro, calata nella storia con la S maiuscola, sì, si può fare, tutto si può sceneggiare e si può realizzare. Quello che, qui veramente chiudo, quello che resta nella lettura, per esempio a chi come me non è assolutamente appassionato di misteri italiani, il caso Moro, eccetera, è la sensazione che se io ero un ragazzo di 20 anni, capivo qualcosa confusamente ma non afferravo tutto il quadro, beh, chi c'era là dentro, chi aveva più strumenti culturali di me, chi era a contatto diretto, non ha afferrato neanche lui tanto completamente il quadro. Alcune scelte, secondo me, sono state fatte in chiave intuitiva, più per un ragionamento immediato, adesso non so come sia andata nel foro interiore di ciascuno dei vari, appunto, Castellina, Pintore, eccetera, ma la decisione di non sposare la linea né con lo Stato né con l'FBR o la linea della trattativa fu una decisione giusta. Ex post, io posso dirti, per esempio, giustissimo rifiutare lo slogan con lo Stato come con le BR, ma ripensando a uno Stato che dà i soldi alle Brigate Rosse e l'autorizzazione alla Camorra di ammazzare i poliziotti che gli davano fastidio per liberare Ciro Cirillo, beh, insomma, allora su quella stagione qualche ripensamento su come poi tutti quanti, giovani in buona fede, politici in buona fede, eccetera, abbiamo fatto la figura degli utili idioti, alla fine un po' ti viene. Che cosa resta? Io vi dico un po', diciamo, pessimisticamente, non so come stia l'eredità di medicina democratica,
quella di magistratura democratica o quella di psichiatria democratica, che erano anche due realtà molto legate a quell'humus, a quel sentimento degli anni 70, va veramente recuperata con Cucchiaino, difesa con le unghie e con i denti, e purtroppo, e lì sono io l'anziano, tra i giovani, diciamo, il grande successo alle stanze, non dico libertarie, là, perché sarebbe un buttarsi troppo semplice, insomma, progressiste stentano ad affermarsi. C'è forse, anzi c'è sicuramente un vasto terreno nel quale rimettersi a lavorare, soprattutto più un terreno sociale e culturale che un terreno direttamente politico, perché lì bisogna andare poi a discutere delle forme di rappresentanza, più che della crisi, non è della sepoltura della propria partito, di quanto un movimento, diciamo, liquido, magmatico possa avere ancora un senso. Però da questo punto di vista lì dentro ci sono degli insegnamenti, degli spunti estremamente interessanti che non vanno abbandonati. E poi, che vi devo dire, è una lettura che ti fa venire una maledetta nostalgia. Ma quando Pino mi ha telefonato per dire questa cosa, e poi tutti gli aggiornamenti, a un certo punto mi sono detto: oddio, ma Pino dove sta? È di Fondazione Comunista, con la Cinzella, eccetera. Beh, insomma, la prima cosa bella della serata è che siamo qua perché c'è una casa della sinistra e siamo tutti un po' dispersi. Ma l'interrogativo era interessante, no? Nel senso che mi chiedevo, potrebbe stare installato. Vabbè, siamo qua. Bene, per non farci prendere da una botta di tristezza, di nostalgia e di giovinezza, vorrei vedere quali delle cose, delle caratteristiche del dubbio che sono state ampiamente illustrate nel libro di Carlo, possono servire ancora. Allora, per riassumere le cose utili che io penso che oggi siano e possono essere ancora utili e che sono stati poi i tratti determinanti. Noi eravamo un gruppo molto antipatico. Eravamo... No, potrei operare era peggio, ve lo posso dire. No, erano molto antipatici per loro, però noi erano odiosi. Siamo stati chiamati la nuova sinistra, non era proprio la giusta definizione, perché una parte di noi era nuova sinistra per niente, veniva da 25-30 anni di partito comunista e quindi fu un incrocio fra la vecchia sinistra e la nuova che veniva fuori dai movimenti. Insomma, stavamo sul cavolo a tutti e cominciare da una delle prime caratteristiche del DUP, che fu quella di definirsi partito provvisorio, e noi ci dicevano: ma che siete avanti e volete fare un partito? Gli dite che l'obiettivo del partito è sciogliersi, ma come pensate di fare le tessere? In realtà quell'idea che il partito dovesse essere transitorio e provvisorio nasceva dal fatto che non volevamo e non pensavamo che si potesse costruire, crescere su se stessi per fare il partito della rivoluzione, ma che il nostro ruolo fosse quello di essere uno stimolo di un processo di rifondazione complessivo della sinistra che dovesse essere, che quindi noi pensavamo noi stessi che il successo sarebbe stato proprio nel momento in cui avremmo potuto sciogliersi, perché questo processo si era innestato. Non ci siamo riusciti, questo è un altro problema, però credo che quell'intenzione, anche molto, vale e vale ancora oggi. Io non credo che ci sia nessuna delle forze attuali della sinistra che possa pensare di costruire su se stessa il partito che vogliamo, e che quindi questa, come dire, necessità di correggere l'autoreferenzialità, la settarismo, sia ancora una cosa assolutamente necessaria. La seconda, che è stata citata qui anche da Tommaso, che era quella di dire: io non conto niente, noi non contiamo niente, ma dobbiamo agire sempre pensando che, come se tutto dipendesse da noi. Che voleva dire che, a differenza di molti dei gruppi della sinistra che proclamavano uno sciopero generale un giorno sì, un giorno no, sapevamo che bisognava vedere, che se lo
dichiarava un piccolo gruppo una cosa di questo genere, non succedeva niente, tanto non si faceva una basta, ma insomma se l'avesse dovuto dichiarare un partito grande e grosso come era allora con il PC sarebbe stata una follia, e che quindi bisognava avere il senso della responsabilità di una grande organizzazione che non è lo stesso di un piccolo gruppo che non conta poco. In realtà la frase veniva, come scoprimmo poi da Libera la Pace, da Santa Teresa di Lisieux, che disse questa frase, non era proprio, come dire, una provenienza marxista, ma insomma credo che sia buona e necessaria. E poi insomma, pensavamo anche che i cattolici fossero importanti. Seconda questione, la storia dei movimenti. Guardate, il manifesto è nato soprattutto e si è fatto radiare, ancor più che per Praga, come un po' passato poi nella leggenda geografica, sulla questione dei movimenti. E cioè, sì, certo, la critica all'Unione Sovietica è un elemento molto forte, ma anche la totale ottusità del PC nei confronti dei movimenti che erano nati nel 68, che era un'ottusità doppia, e cioè, primo, gli unici autorizzati a far politica siamo noi come partito, gli altri possono tutt'al più essere portatori di problematiche settoriali per issues, si direbbe oggi, e basta. E secondo, che i movimenti sono spesso, non sempre, come dire, hanno più antenne perché si muovono facilmente, non sono rigidite dalla pesantezza, dalla forza anche stessa dell'organizzazione, e che i movimenti avevano captato le nuove contraddizioni e fondamentalmente nel dibattito con il PC quella fu l'elemento importante, e cioè che eravamo entrati in una fase in cui non c'era più da portare avanti la democratizzazione, fare la rivoluzione democratico borghese in Italia, lo sviluppo, portare a termine lo sviluppo capitalistico, ma che eravamo già entrati in una fase in cui l'Italia era già un capitalismo avanzato, sia pure intrecciato con la ritratezza del mezzogiorno, quindi che la rendeva anche più complessa, ma che dentro c'erano già le contraddizioni della modernità, c'era già, cioè, la critica alla modernità capitalista, l'alimentazione, il lavoro e le contraddizioni ecologiche e tutto quello che ne derivava. Fu una grande anticipazione quella che noi ponemmo, che fu chiamata a un certo punto nelle tesi maturità del comunismo, e lì ci fu un equivoco, perché noi dicevamo maturità del comunismo, volevamo dire nel senso che quella problematica comunista era attuale, non che sarebbe il comunismo era pronto per il domani mattina, ecco, perché poi ho presa anche molto ingenuamente l'idea che potevamo, insomma, il comunismo era maturo nel senso storicamente maturo, era questo fu il motivo fondamentale della polemica. Allora, tutti questi temi, sia pure in altre forme, oggi a me paiono molto, molto, molto ancora attuali e attuali. E solo qualche spunto. Prima di tutti, siamo tutta la sinistra, e adesso dicono quella di allora, e quella sinistra del PD, e sono qua che, come vedete, si dibattono sulla questione del rapporto partito-movimento. L'idea è chi dice basta, i movimenti, i partiti sono finiti, e chi ripropone invece il problema partito. Come si pone questo problema? Questo mi pare uno dei temi. Secondo, ne prendo alcuni perché non ce l'avremmo a fare tutti. Intanto vi voglio dire però un episodio sulla questione di sindacato, perché qui si è parlato di sindacato. Perché noi siamo stati con tutti, questo ha a che fare con noi. Noi non eravamo per i movimenti in quanto tali, eravamo per i movimenti organizzati, che sono una cosa ben diversa. Non tutti i movimenti, non tutto ciò, quello che avviene dalla società civile è buono e sacrosanto. Anche perché la società civile riflette l'egemonia del potere, non è un'altra cosa, non è per tutti. È necessario che sia un salto, e cioè si arrivi a una forma di organizzazione della società civile, che la democrazia, cioè, si organizzi. La democrazia ha bisogno di una società civile organizzata in movimenti, che abbia quindi la forza, la capacità e la qualità di poter incidere anche
dialetticamente con i partiti politici. Noi eravamo, per dire la storia del sindacato, per i consigli, ed eravamo polemici con i sindacati che volevano ridurli a sezione sindacale, mentre i consigli avevano, secondo me, una portata di espressione politica e non puramente sindacale. Ma eravamo contemporaneamente convinti che questo fosse un dialogo col sindacato da farsi e non avevamo una posizione frontale contro il sindacato, che badate, non fu solo di prodotto di lottare. Io ricordo un fatto che conoscono pochi, che alla federazione di Torino del DUP si arrivò ad un voto, perché non l'ultimo estremista, ma Vittorio Foa propose con una mozione che tutti i nostri compagni operari, che vanno, cioè non ci sono per i compagni operari, che il compagno Foa diceva che gli operai del DUP parlano in francese, lo diceva disprezzandolo, perché diceva sono tutti intellettuali, noi eravamo l'operaio colto. Non l'operaio vogliamo tutto descritto da Totò, che bastava l'operaio, anzi che nella sua brutalità e immediatezza era l'espressione della coscienza proletariata. No, eravamo per un'altra cosa. E ovviamente poi arrivò a presentare la mozione per dire che i nostri compagni operai dovevano uscire dalla CGL. E tu saggiamente sei in minoranza. La cosa può apparire curiosa, perché poi qua è apparso come il padre della patria, ma insomma era un momento di microfono vicino. Che poi ebbe la grande sbandata movimentista, cioè la voglia passata. Bene, la terza questione è che cosa fece il DUP? Ecco, vorrei un po'. Cioè, cos'è che oggi, non il DUP, di queste cose del DUP ancora possono essere attuali? Innanzitutto prendiamo il problema forse più cogente, la questione del partito o no. Io credo che non rifaremo mai il PC, è meglio così, anche. Anche se poi ogni tanto uno viene preso con una botta di nostalgia, perché certo, vabbè. Però ecco, la necessità del partito, io credo che vada riproposta la necessità del partito. Perché il partito? Perché guardate, da quando il Partito Comunista si è sciolto il nome, se ricordate, del Partito Leggero, perché questa fu la questione, fu l'inizio della demolizione del partito che aveva in sé. Invece l'idea è che bisognava costruire un soggetto, una cultura comune, una capacità di soggettività e così via. La storia del Partito Leggero ha portato al peggiore delle cose possibili, perché ha fatto sì che si è finito per supplire alla fragilità dei suoi rapporti di massa, che nel partito pesante c'erano, con una pura e semplice interrogazione elettorale. Le primarie, abbiamo l'esempio di Ariuria dell'altro giorno, più di così, eccetera. E poi della democrazia, che è quella che Renzi sta portando avanti, no? Che è la democrazia che finisce per essere soltanto la possibilità per il cittadino di diventare Facebook, no? Io dico, faccio questo, questo e quest'altro, tu hai il potere di dire mi piace, non mi piace, possibilmente in inglese, I like it, I don't like it, esattamente l'operazione. Ora, la democrazia è invece, come dire, è la costruzione di uno spazio deliberativo in cui tu non ti limiti a essere interrogato per dire sì o no, ma in cui costruisci un potere deliberativo che è dato innanzitutto dalla soggettività, dal protagonismo che tu riesci a costruire, e che quindi è una cosa che il Partito Leggero assolutamente ha ammazzato. Ora, io credo che oggi noi abbiamo a che fare non solo con una crisi della sinistra, ma con una crisi della democrazia italiana, che guardate, non è solo la democrazia italiana, è un problema, un fenomeno forse ancora più grande. Perché
Perché? Perché proprio per la crisi dei partiti. Il modello democratico della nostra democrazia rappresentativa ha avuto una forza perché c'erano i grandi partiti popolari di massa, che erano le cinghie di trasmissione tra il cittadino e l'esecutivo. Erano spazi in qualche modo deliberativi, perché collettivamente si costruiva una proposta che si diceva. Aboliti i partiti di massa, questa cinghia di trasmissione non c'è più, ed è rimasta questa frantumazione, questa non delimitazione fra elettorato e membri del partito, quindi tutto frantumato, tutto inquinato da un'egemonia esterna, ma non i voti come i Liguri ha portati da destra che hanno votato per la PT, diciamo, no, ma più in generale dall'egemonia culturale, ideologica, etica del potere. Quindi insomma il partito serve proprio a contrastare tutto questo, a costruire un altro tipo, un altro tipo di soggetto. Cioè la democrazia è, come dire, deve dare la capacità di condensare una volontà, un interesse generale dotati di strumenti efficaci per farla prevalere. Ora, tutto questo era, come dire, il partito. Allora, come dicevo, non è il partito come, non, oggi così, il partito come è pensato, il partito come quello che deve trovare il consenso, vale a dire il partito come auditel, quello della televisione, no? Io voglio sapere, consulto l'elettorato per sapere se ti piace più il programma di Fazio oppure quello di... Allora il partito che crea, cerca solo il consenso, no? E poi si orienta a seconda di quello che nella sua spontaneità, una società civile indeterminata e subalterna, ti indica. Il partito è quello che deve costruire il consenso, cioè far cercare il consenso e costruire senso, dare il senso di quello che fai. Perché campo? Ma guardate, una cosa molto semplice, no? Finché noi c'eravamo un partito sapevamo perché cantavamo, no? Cioè, avevamo un obiettivo, una cosa. Costruire senso e invece cercare consenso sono due cose diversissime. Quindi in questo senso il partito appunto come costruttore di soggettività, Gramsci lo chiamava il sovrano, il principe, e questa cosa è stata naturalmente interpretata nei modi più variati, no? Come una cosa femminista, l'avanguardia, non era affatto questo, era appunto costruire un soggetto che fosse consapevole, capace, un soggetto collettivo, capace di imporre un disegno complessivo di lungo termine, e cioè che è ben altra cosa, perché una società diversa non la si costruisce. Questo poi è il punto di polemica con i movimentisti, con una moltitudine atomizzata, come pensi a Toninelli, come dice che lei continua a predicarlo, che è una somma confusa di interessi, di culture eterogenee, perché la frammentarietà non è pluralismo, il pluralismo ha bisogno di soggetti forti perché sia tale, no? Se no diventa un'altra cosa. Tanto più questo è necessario oggi, perché prima suppliva tutte queste cose, la polarizzazione di classe, cioè gli operai erano di sinistra perché c'erano i partiti che rappresentavano la classe operaia, gli altri erano di destra perché erano contro. Oggi la molteplicità dei soggetti, delle cose, eccetera, è tale, quindi delle contraddizioni e così via, che questa semplificazione non ti aiuta più a discernere. E quindi i movimenti sono anche ambigui, contraddittori, la migrazione alta tra interessi e rivendicazioni diverse è assolutamente più necessaria ancora di quanto non sia ieri. Allora dicevo, rifare il vecchio PC, nonostante la nostalgia, no. No, per due ragioni, e questo credo sia un tema di discussione appunto, perché questa è la cosa che ti dicono anche per fare lo studio. In che senso? Perché il PC è vero, era frutto, come dire, della sua epoca e quindi molto legati a un'idea di sovranità popolare ristretta dentro i confini dell'esercizio elettorale, della scelta dei rappresentanti e della delega. Tutte cose che in qualche modo accentuano la separazione da chi, e sono in più, sono emarginati da questo esercizio della rappresentanza,
e quindi che in realtà produce anche la emarginazione, quelli che fanno politica e quelli che non la fanno. Nel partito c'era una grande possibilità dentro di, come dire, limitare questa cosa, però non c'è dubbio che c'era anche lì. E poi appunto questa idea del partito come sede esclusiva della politica che si sovrappone ai movimenti che sono solo portatori di particolarismi. Ecco, questo è il tema della società civile, ed è un grande tema che noi abbiamo di fronte, in cui io credo noi, il problema è quello di dire che la società civile non così lontana come è, ma invece capace di costruire una democrazia organizzata, perché questa è essenziale, ed impedire che il partito diventi autoreferenziale, chiuso. Vi faccio un esempio pratico. Abbiamo fatto un referendum contro la privatizzazione dell'acqua. È stata una bellissima lotta, una bellissima campagna, ci ha mostrato anche tutte le potenzialità che hanno fatto. Finito il referendum, di fronte al problema più complicato, come si gestisce un'acqua non privatizzata e pubblica, avremmo dovuto fare quella cosa che in qualche modo era nel migliore dei consigli, cioè costruire consigli, che il movimento fosse capace di costruire forme stabili, organizzative, forme anche in qualche modo di democrazia diretta, e questo c'è un elemento culturale dei movimenti che va preso, per diventare il soggetto che si propone di gestire luogo per luogo cosa vuol dire l'acqua pubblica. Voi sapete che il referendum, la vittoria del referendum, ce la mangeranno tutta, perché il problema della gestione è stato riaffidato ai comuni, alle cose, eccetera, eccetera, e non è un problema molto complicato, è la questione degli investimenti, del rinnovo, della manutenzione e così via. Allora questo io credo noi dobbiamo dire. Dire movimenti e dire società civile significa una cosa molto seria. I consigli, io credo che sia un'esperienza che noi dovremmo in qualche modo continuare a rifletterci. Soprattutto vi ricordate che dai consigli nacquero una cosa preziosa, i consigli di zona. Cos'erano i consigli di zona se non l'assunzione in qualche modo della, di un pezzo di gestione dello Stato, della società? Guardate, questa cosa, forse quando i consigli di zona ci sono stati, i consigli di zona furono quelli che poi organizzavano, i consigli dell'ospedale, la medicina democratica, delle case, insomma, la gestione della vita della società, che era ben altra cosa che movimenti periodici. Guardate, tutte queste cose vengono da Gramsci ancora, perché Gramsci stesso, che pure diceva il partito, il principe, il sovrano, molto consapevole della necessità di questo successo collettivo, era quello che diceva però contemporaneamente che per evitare l'autoreferenzialità della politica era necessario, lui li chiamava Soviet, e adesso sarebbe bello chiamare il Soviet, così non mi darebbero tutti, ma lui diceva Soviet non nel senso di Soviet insurrezionali, ma di Soviet come il consiglio, che si attrezzassero permanentemente, lui diceva, essere pezzi di conquista, pezzi della estinzione dello Stato, cioè ci riaccaparriamo di funzioni dello Stato, la vecchia storia che lo Stato, estinzione dello Stato, ecco, estinzione dello Stato non è una roba che si fa un giorno, lo Stato si estingue. Ci fu un numero bellissimo, non so se lo ricordate, che